Purtroppo in questi ultimi giorni abbiamo assistito a delle morti sul lavoro che ancora di più ci convincono che il nostro lavoro deve avere come priorità sempre di più quella di formare sia le maestranze, quindi sia i lavoratori presenti che quelli futuri, al tema della sicurezza. Noi sappiamo che la sicurezza ha a che fare con concetti che sono legati al tema dell'obbligatorietà, delle capacità tecniche, della tecnologia, ma che prima di tutto è un tema collegato alla cultura, al saper produrre una cultura della sicurezza, al generare una sensibilità nei lavoratori sulla sicurezza. Tutto questo è possibile con l'attività che noi svolgiamo ormai da tanti anni, perché in una qualche misura la formazione riesce a velocizzare i processi, anche del concetto di rispetto, per intenderci, che è un rispetto che quando si lavora deve essere verso se stessi e verso gli altri e verso l'ambiente. Tutto questo viene sviluppato attraverso attività formative rivolte ai lavoratori, come dicevo, ma anche ai futuri lavoratori. Ecco, in questo senso IPLE oggi è alla soglia di un grande cambiamento. Noi abbiamo ottenuto sostanzialmente un altro corso IFP e abbiamo ottenuto anche una novità importante, che è il famoso quarto anno di istruzione e formazione professionale, che li può portare a diploma. Cosa cambia in IPLE? Beh, innanzitutto passeremo da una quarantina di ragazzi a 100-120 ragazzi dai 15 ai 17 anni che vengono a studiare nella scuola da qui al 2025. Questo ha comportato chiaramente delle modifiche, quindi un aumento e uno sviluppo della didattica, un ampliamento del corpo docenti, un ampliamento del personale, un ampliamento strutturale. In questo momento noi stiamo per avviare dei lavori al nostro interno strutturali per aumentare le classi. In attesa che queste classi siano pronte abbiamo preso delle strutture temporanee. Tutto questo, ribadisco, per insegnare un mestiere, ma insegnarlo in una determinata maniera. Quindi un mestiere che comporti la formazione anche della persona.